Un cordiale buon pomeriggio da Lecce, dove tra pochi istanti, per l'undicesima giornata del campionato di Serie B 92-93, la formazione di casa affronterà la Cremonese. Due squadre in profonda crisi che non vincono da molti turni. Lecce ha conquistato l'ultimo successo alla sesta giornata, la Cremonese alla quinta. Sono quindi 5 partite per i salentini e 6 per i lombardi, a varie di soddisfazione. Chiaro che Bolchi e Simoni, i due vecchi volponi della cadetteria, sapranno come risollevare due formazioni che partono con ambizioni di lottare quantomeno per la promozione, ma che per il momento si trovano imbiscate nella zona bassa della classifica. Tutto è pronto per il calcio di inizio, il direttore di gara sarà il signor Stafoccio di Pesaro. È durata 20 minuti la fase di studio tra le due formazioni che non si sono per il momento aggredite, ma in questo momento la Cremonese, con una buona iniziativa dell'argentino De Zotti, si presenta al tiro di fronte a Gatta. Ecco la conclusione. Bravissimo il portiere del Lecce a respingere la conclusione del numero 9 in maglia bianca con banda grigio-rossa. Momento favorevole alla formazione ospite, infatti è ancora la Cremonese che si presenta al tiro con Ricky Maspero. Ecco la conclusione, bello il tiro del numero 10 ospite, ma altrettanto valida la risposta di Gatta. Gioca molto meglio la Cremonese del Lecce, siamo al 38esimo sganciamento di Colonnese che riceve palla da il numero 10 Maspero e poi al tiro. Ecco la conclusione, debole centrale, Gatta senza problemi. Blocca e controlla bene la palla. Primo tempo che si chiude sul punteggio di 0-0, sicuramente meglio la squadra ospite. La Cremonese infatti ha avuto 3 occasioni per portarsi in vantaggio, ma Gatta è stato superbo sia su De Zotti che Maspero, sul tentativo di Colonnese, normale amministrazione per il portiere del Lecce. Salentini che non si sono ancora visti invece in attacco. E siamo al 71esimo, eccola la prima opportunità di segnatura per il Lecce, un'azione di sfondamento centrale di Melchiori che ha sorpreso la retroguardia della Cremonese. Va al tiro, è bravissimo Turci con la punta delle dita ad arrivare a togliere la palla dall'angolino basso e deviarla in calcio d'angolo. Lecce davvero un soffio del vantaggio. E siamo al 75esimo, adesso il Lecce aver preso l'iniziativa con più insistenza, con la Cremonese che invece si sta rinchiudendo nella propria tre quarti. E Maini, che la posizione è difficile, defilata per la conclusione, il tiro, parata di piede del portiere della Cremonese Turci. Ma eccolo a 10 minuti dalla fine la possibile svolta della partita. Infatti Maspero è stato atterrato da Benedetti in area di rigore e pertanto il direttore di gara, il signor Stafoggia, ha decretato la massima punizione, ovvero il calcio di rigore. Contestualmente è stato anche espulso Benedetti, già ammonito in precedenza. Un intervento davvero improvvido, quello del numero 6 in maglia giallo-rossa, che ha steso letteralmente Maspero, che era sì in buona posizione in attacco, ma che difficilmente da lì avrebbe potuto concludere in quanto pressato. Sta di fatto che tra pochi istanti lo stesso Maspero si incaricherà di calciare il tiro dagli 11 metri. È tutto pronto per il tentativo di trasformazione del calcio di rigore, i minuti ormai sono 82, c'è stata qualche protesta e soprattutto per l'espulsione di Benedetti, ma l'arbitro non ha voluto sentire ragioni, ed ecco la conclusione di Maspero. Il tiro tocca forse Gatta, ma la palla si insacca alle sue spalle, pertanto la Cremonese passa in vantaggio sul Lecce. E termina quindi con il successo esterno della Cremonese su Lecce questa gara valida per l'undicesima giornata. Cremonese che torna quindi a vincere dopo ben 6 turni, mentre Lecce resta al palo. La contestazione in settimana si darà sicuramente rovente verso la formazione salentina, che è partita con ambizioni ben superiori. La situazione di classifica non è ancora drammatica dopo 11 turni ovviamente, ma Bolchi dovrà comunque cercare di riprendere in mano la situazione per evitare che la cosa degeneri. Boccata d'ossigeno invece per la Cremonese, che esce da una situazione che si stava via via facendo sempre più complicata. Adesso i punti sulla zona che calda sono di margini di totale serenità. Cremonese che ha vinto con merito dopo un buon primo tempo, infatti nel quale ha avuto 2 buone occasioni, si è un po' tirata indietro lasciando campo a Lecce, che però non si è mai reso pericoloso come avrebbe dovuto e potuto. Nel finale, errore clamoroso di Benedetti che ha steso, come visto, Maspero, trasformazione perfetta del numero 10 della formazione ospite e gol, vittoria. Lecce 0, Cremonese 1.